Ciao, io sono Davide Biagianti di MLive. MLive è un'azienda che ormai dal 1987 si occupa di tutto il settore audio, coaudio in questo caso. Noi da ormai un po' di anni ci siamo dedicati a tutto ciò che è hardware e software per quanto riguarda i musicisti. Il discorso di sequenza backing tracks, soprattutto negli ultimi tempi, è molto richiesto dalle band. Diciamo che attualmente il settore degli stencil delle backing tracks sui palchi, anche magari per band ancora, non dico gli esordi, però non ancora un livello di palco così importante, comunque viene utilizzato. Stiamo proprio mostrando qua Sound Beat 2023 anche il nostro V-Beat Pro 16, che è un prodotto proprio professionale con 16 uscite, 12 ingressi, insomma un prodotto che va su palchi di certe dimensioni. Allora, progetti per il futuro. Sicuramente tutte le nostre linee, quindi compresa anche tutta la parte di workstation dedicata, come dicevamo, ai musicisti o a piccole band, verrà portata avanti con continui aggiornamenti software che andremo a fare. Invece per quanto riguarda la linea V-Beat, c'è un'anteprima che stiamo proprio presentando qua a SoundMeet, perché arriverà fine 2023, ma mi sa molto più facile per i primi mesi del 2024, che è il V-Beat X, che è praticamente l'espansione del V-Beat classico, che permette quindi di avere ulteriori uscite, se uno ha già un V-Beat, di avere ulteriori uscite e avere anche uno strumento che può fare da spera al V-Beat classico. Saluto tutti, anzi saluto sia quelli che sono venuti allo stand che quelli che verranno allo stand, che verranno a trovarci. Sono stati numerosissimi, ci ha fatto veramente piacere. Ovviamente ringraziamo voi dell'organizzazione, perché siete stati fantastici, e vi invito nel 2024, sì, vi invito nel 2024, perché la fiera è stata veramente molto positiva.